Grazie Claudia. Naturalmente il mio è un saluto, però a questo punto è giusto darti conferma che la pubblicazione degli atti è una cosa interessantissima e che andrà fatto. Prima di fare il mio saluto e l'invito alle istituzioni, voglio congratularmi con Giovanni, con l'architetto Manuelli, sia perché oggi ci ospita e in veste ufficiale in qualità di presidente, e anche come primo coordinatore della commissione, che oggi ora siamo nel decimo anno di vita. Quindi complimenti, ci ha fatto un bel regalo. Naturalmente un ringraziamento alle istituzioni, al comune di Incisa e Figline, perché veramente si stanno impegnando a relazionarsi con tutti gli operatori, non solo con i cittadini ma anche col CNA. C'è Fabrizio, ho letto sul giornale che si sono incontrati con voi, con gli operatori produttivi, quindi grande soddisfazione perché va fatto così. La stessa cosa dico, diciamo, noi, io te lo dico in qualità di coordinatrice della commissione urbanistica, ma a nome di tutti gli architetti della commissione territoriale, siamo oltre 100, quindi vi diciamo, utilizzateci, perché siamo una risorsa consistente, abbiamo delle belle idee. Certamente vi chiediamo che la formazione deve essere insieme, il percorso deve iniziare da subito insieme, deve essere coeso. Oggi qui abbiamo un paesaggista, non solo un pianificatore. Oggi il territorio ha bisogno di essere educato e noi insieme al territorio, quindi dobbiamo crescere insieme in questo processo e addivenire a un'etica collettiva, di formazione unica. Un complimento alla Commissione territoriale perché si è messo in testa quest'anno di, anche con l'aiuto dell'architetto Bugatti, di fare una commissione urbanistica anche qui, perché la commissione urbanistica è un'interfaccia tra i tecnici pubblici e privati, e questo è una grande cosa. Logicamente Antonio ci ha aiutato perché noi abbiamo copiato un po' il modello fiorentino. È stata istituita il 23 marzo, correggimi se sbaglio, il 23 marzo, abbiamo già ogni mese fatto un intervento, abbiamo fatto un intervento molto qualificante a Vallombrosa il 17 aprile, a maggio col PRG navigabile che è al comune di Figline, e oggi con questo. Questo chiude questa intenzione, ma inizia un processo che ci vede veramente disponibili. Utilizzateci, la formazione, non chiediamo che dobbiamo essere solo noi tecnici architetti, bensì in questo processo devono esserci anche le altre specificità, cioè i geologi, gli ingegneri. Noi non siamo gli unici tecnici operatori sul territorio, quindi siamo a vostra disposizione. Certamente all'ordine oggi, come coordinatrice della commissione, chiedo aiutateci a trovare un modello operativo non dispersivo, Antonio, perché noi, tu sai, noi si lavora, le istituzioni sono disponibili, ma quando ci vediamo dobbiamo avere uno schema preciso da seguire. Va bene? Grazie a tutti e grazie a Claudia che veramente si sta impegnando. Grazie. I risultati si vedono. Ciao. Grazie a te, Mille.